Cinema Nazionale a Foligno ad Assisi per Frate Sole, la pellicola primo novecentesca di Ugo Falena e Mario Corsi, proiettata nelle città umbre a cura dell'associazione Amici della Musica. Cresce l'interesse per l'edizione 2020 del Festival del Medioevo di Gubbio dopo la presentazione in anteprima del tema Mediterraneo con il professor Oldoni della Sapienza, consegnate anche le borse di studio Vispi Leonardi. È scomparso venerdì 21 febbraio all'età di 90 anni il celebre ceramista Alan Kegger-Smith, noto per aver fatto rinascere in Inghilterra l'arte della maiolica, indimenticabile la sua presenza a Gubbio. Ben ritrovati con il TG di Cultura e Società, che quest'oggi apre con uno spazio dedicato al mondo della cinematografia. In particolare parliamo di un film che è stato proiettato in questi giorni a Foligno e ad Assisi, un film del 1918. Fu una corsa contro il tempo, in 4 mesi si doveva preparare la trama e la sceneggiatura per quello che poi nel 1918 fu il film Frate Sole, diretto da Ugo Falena e Mario Corsi, che così proprio racconta la realizzazione di quel film. Un film con musiche originali del maestro Luigi Mancinelli. La pellicola è tornata a rivivere nella proiezione che è stata realizzata presso l'Auditorium San Domenico di Foligno e al Teatro Lyric di Santa Maria degli Angeli, e noi proprio a San Domenico siamo andati per documentarla. Mi accinsi al lavoro, misi così in Frate Sole la storia ed il dramma stretti insieme indissolubilmente. Queste le parole che l'intellettuale regista Mario Corsi annotava mentre veniva alla luce, impresso nella superficie sensibile della pellicola, il suo capolavoro primo novecentesco, Frate Sole, il film muto sulla vita di San Francesco d'Assisi che gli Amici della Musica di Foligno hanno fatto rivivere nell'anteprima nazionale tenutasi presso l'Auditorium San Domenico. Girata nelle città umbre di Assisi, Gubbio, Perugia e lungo le sponde del lago Trasimeno, l'opera film, restaurata nel 98 dalla Fondazione Cineteca Italiana, si articola in 4 episodi, in bianco e nero, in 4 momenti sintetici e rappresentativi della gigantesca figura del santo e del suo tempo pieno di tenebre e fulgori. Il bacio del lebbroso, sulle orme del poverello d'Assisi, il tempio, le stigmate. Il film fu presentato come poema sinfonico e corale in 4 canti di Luigi Mancinelli, direttore d'orchestra e compositore orvietano, le cui splendide musiche originali sono state eseguite simultaneamente alla proiezione Folignate, sotto la direzione del maestro Aldo Cicconofri. Dalle 120 voci delle corali Cappella Musicale della Basilica Papale di San Francesco, dalla corale Marietta Alboni e dal coro polifonico Città di Tolentino, voci accompagnate dal pianoforte del maestro Marco Scolastra. Un evento unico in cui la pellicola è tornata ad incantare a distanza di un secolo i numerosissimi presenti alla proiezione, rivelando le incredibili immagini di un'Umbria primo novecentesca, vero spettacolo ora tornato alla luce. Restiamo a parlare di cinema, ci spostiamo lì vicino, andiamo a Spello, la 9ª edizione del Festival del Cinema Città di Spello e i Borghi Umbri ha preso ufficialmente il via. Il taglio del nastro, lo vedete nella foto, si è tenuto venerdì 28 febbraio nella sala dell'editto di Palazzo Comunale a Spello, alla presenza tra gli altri della presidente del Festival Donatella Cocchini, del direttore artistico Fabrizio Cattani, del sindaco di Spello Moreno Landrini, nonché l'assessore
amministratore comunale Irene Falcinelli. Il festival andrà avanti fino al prossimo 16 aprile, nonostante la chiusura della manifestazione sia fissata infatti per domenica 8 marzo. Il 5 aprile si terrà lo Spello Pitch in Corto, rimandato a causa di alcune difficoltà logistiche dovute all'emergenza coronavirus, e poi il 16 aprile ci sarà la proiezione al Teatro Lyric di Assisi del documentario Church Book di Alice Tomassini. Nei 9 giorni di festival saranno 70 le opere che verranno proiettate, tra film italiani ed internazionali, documentari, cortometraggi, backstage di film e serie TV. Proiezioni ma non solo, infatti l'appuntamento è per lunedì 2 marzo, domani, presso l'Auditorium San Domenico di Foligno alle 20:30 con La musica nel cinema. Sul palco gli allievi delle scuole comunali di musica di Foligno, Bastia, Todi e Marciano, che sotto la direzione del maestro Fulvio Chiara eseguiranno con le immagini le colonne sonore di alcuni cortometraggi di animazione messi a disposizione per l'occasione dal Centro Sperimentale di Cinematografia del Piemonte. E dal cinema passiamo invece alla storia, al Medioevo, perché a Gubbio torna anche in questo 2020, l'ultima settimana di settembre, il Festival del Medioevo. Il tema quest'anno sarà il Mediterraneo. In questi giorni a Gubbio si è tenuto un'anteprima del festival con il professor Oldoni della Sapienza. Vediamo. Un binomio inedito all'insegna della cultura più alta. Il Festival del Medioevo, con le anticipazioni sull'edizione 2020 e la cerimonia di consegna delle borse di studio Leonardi Vispi, promossa dalla Fondazione Mazzatinti. Tutto sul palco della Biblioteca Sperelliana, nella sala ex refettorio, che ha fatto da cornice ad un pomeriggio nel quale l'amore per la storia e lo stimolo verso i più giovani sono stati il filo conduttore. A partire dal Festival del Medioevo, che ha presentato la sua anteprima di un'edizione 2020 che già si preannuncia ricca di spunti, con il tema del Mediterraneo e di interessanti protagonisti. La storia è sempre contemporanea, quindi parleremo di molti temi intorno a questo grande mare, il mare delle tre religioni, il mare sulle cui sponde appunto si affacciano l'Europa, l'Asia e l'Africa, un mare di scontri, di guerre, di scambi, di civiltà che si affastellano, si accatastano, come scriveva Fernand Braudel, il grande storico. Un luogo che rappresenta sulla carta geografica l'1% delle acque del pianeta, ma che in realtà è molto di più per la storia del mondo, appunto il mare della storia, come abbiamo detto nel nostro titolo. Quindi sarà una grande edizione, spero all'altezza delle altre. Si può fare già qualche nome, diciamo che confermiamo tutti un po' gli autori, alcuni autori naturalmente ruotano, ci saranno molti nomi nuovi, grandi nomi anche internazionali, naturalmente avremo il professor Cardini, il professor Barbero, il professor Oldoni che oggi presenta con noi il festival e tanti altri naturalmente. A sottolineare la valenza della tematica scelta dal Festival del Medioevo per questo 2020 non solo la presenza del professor Giuseppe Montanari, già docente universitario e profondo cultore della storia locale, ma anche la testimonianza di uno degli attesi relatori di fine settembre, il professor Massimo Oldoni dell'Università La Sapienza di Roma. Scegliere il Mediterraneo in Umbria è già una cosa avventurosa. Ma il Mediterraneo fa parte delle avventure della cultura europea e l'Umbria ne è una delle protagoniste. E quindi quest'anno abbiamo deciso di dare spazio a tutto il Mediterraneo, non soltanto quello del Medioevo, ma tutto quello che il Mediterraneo ha dato all'Europa e al mondo, se posso dirlo. Quindi credo che sia un'iniziativa coraggiosa, fatta in un ambito molto coraggioso, come è stato sempre il festival negli ultimi, anzi fin dalla prima edizione, e quindi credo che valga la pena non soltanto di seguirlo, ma anche per chi non c'è mai venuto a Gubbio di venire, perché il mare arriva un po' dovunque e raccoglie tanti fiumi, e tutti i fiumi sociali e culturali che l'Europa ha creato spesso sono nati e poi finiti nel Mediterraneo. Quindi vale la pena, secondo me, crederci. Il pomeriggio culturale proseguito con la consegna delle borse di studio Leonardi Vispi, promosse dalla Fondazione Mazzatinti, per la quale ha portato il saluto il professor Fabio Stirati, che ha evidenziato la valenza del connubio con il Festival del Medioevo, un'eredità, quella delle borse di studio raccolta alcuni anni fa dalla Fondazione per incentivare lo studio da parte dei discenti dal miglior rendimento negli istituti superiori e all'università. Sono stati fatti due lasciti testamentari al liceo, uno della famiglia Vispi e uno della famiglia Leonardi.
per borse di studio per ragazzi meritevoli. E quando nel 2002 è stata fondata la Fondazione Mazzatinti, il liceo ha delegato la Fondazione per rilasciare queste borse di studio. Ogni anno ne diamo all'incirca tra le 20 e 21 e si danno ai ragazzi del triennio, quindi primo, secondo, terzo liceo, ai ragazzi del biennio, quelli Leonardi, e le vispe si danno ai ragazzi che fanno l'università, una architettura e un'altra tutte le facoltà. La borsa di studio, un'altra borsa di studio Vispi, viene data a un ragazzo che si iscrive al liceo, al primo liceo, ma che ha fatto una scuola media a indirizzo musicale, questo per incentivare la musica. Parliamo di libri. La Camera di Commercio di Perugia ha presentato il libro L'Umbria del Trasimeno, un velo d'acqua gettato su un prato. Il presidente della Camera di Commercio, Giorgio Mencaroni, ha detto che si tratta dell'ultimo volume di una collana pensata con l'intento di valorizzare le bellezze dell'Umbria. Gli autori sono Ermanno Gambini della ALLI, ovvero Atlante Linguistico dei Laghi Italiani, e Federico Fioravanti, giornalista e scrittore. Dall'Umbria del Trasimeno emerge con chiarezza come alle tradizionali risorse di un sistema economico tradizionale, il Trasimeno oggi può vantare un'offerta turistica commerciale molto variegata, con anche dimostrazioni didattiche, visite guidate, pesca, esperienze assolutamente di vario tipo. Ed ora invece parliamo di arte, perché si è spento uno dei grandi maestri della ceramica contemporanea. Alan Kaiger Smith è morto lo scorso 21 febbraio all'età di 90 anni. Inglese, valente ceramista, fu uno dei riscopritori, se vogliamo, del lustro, grande appassionato infatti dell'arte cinquecentesca di Mastro Giorgio Andreoli. Proprio a Gubbio Alan Kaiger Smith era particolarmente legato, a quella Gubbio che gli aveva dedicato anche delle mostre personali. Vediamo. Un artista che per farsi conoscere faceva parlare le sue ceramiche. Lui è Alan Kaiger Smith, nato nel 1930 a Buenos Aires e divenuto uno tra i più importanti ceramisti inglesi della seconda metà del Novecento, che riportò in vita l'arte della maiolica a lustro in anni in cui in Inghilterra era del tutto dimenticata. È scomparso pochi giorni fa all'età di 90 anni, ma inestimabile è il valore dell'eredità che lascia, così come profondo è il ricordo che conserverà di lui la città di Gubbio, la cui presenza è ben immortalata anche dagli scritti del critico Ettore Sannipoli. Dopo aver studiato a Londra e a Cambridge, nel 1955, insieme a Geoffrey Eastop, fondò l'Aldermaston Pottery, laboratorio di maiolica e porcellana destinato a divenire un punto di riferimento nella storia della ceramica artistica del XX secolo. Stile dinamico e orientaleggiante, il suo pennello emanava disinvoltura e forza, mosso dalla volontà di dipingere, innanzitutto, la personalità dell'autore attraverso decise e calibratissime pennellate. L'artista, nei primi anni 70, arrivò in Italia prendendo subito rapporti con Faenza, ma l'incontro con la Prater di Mastro Giorgio, conosciuta anche da Gabriele D'Annunzio, non tardò ad arrivare. Era il novembre 2005 quando fu invitato al Centro Servizi Santo Spirito per partecipare al simposio internazionale Mastro Giorgio da Gubbio, arte, scienza e tecnologia delle maioliche a lustro. Qui l'artista britannico presentò ben due relazioni incentrate sulla storia, la ricerca e la sperimentazione della tecnica della ceramica riflesso. Importante resta il contatto con Gian Pietro Rampini, che lo invitò nel suo studio d'arte ceramica per una sperimentazione comune che vide le personalità dei due fondersi insieme. Tra i lavori di Smith spiccò il tondino, un piatto di 26 cm di diametro impreziosito da lustri rossi e dorati, ancora conservato nel Museo Gubino della Maiolica Lustro, Torre di Porta Romana. Nel 2008, infine, proprio a Gubbio è stata organizzata la mostra Omaggio ad Alan Kaiger Smith, maestro del lusso, con un tributo ad Alan Pescod e opere di tre ceramisti per ogni città umbra di antica tradizione ceramica, Deruta, Gubbio e Gualdo Tadino, dove ebbe rapporti anche con la bottega di Maurizio Tittarelli Ruboli. Nella kermesse artistica sono stati esposti i lavori dell'artista inglese provenienti da precedenti cotture e dal suo ultimo forno risalente al 2006.
La mostra cubina rappresentò così una gloriosa conclusione della carriera di Kegger Smith, durata 53 anni, che trovò in Umbria una casa spirituale. Un paese, come scrisse Jane White, che egli amava, tra ceramisti di cui ammirava il lavoro e che a loro volta riconoscevano e rispettavano quanto da lui fatto. Per gli appuntamenti vi mandiamo a teatro, realtà, immaginazione, umorismo, fantasia si mescolano nell'avvincente vicenda firmata dal pluripremiato autore Florian Zeller. Mi amavi ancora, in scena al Teatro Don Bosco di Gualdo Tadino giovedì 5 marzo alle 21. In scena salgono Ettore Bassi, Simona Cavallari, Giancarlo Ratti, Malvina Ruggiano, diretti da Stefano Artisank. Sono gli interpreti di questo commovente testo teatrale, una raffinata ed eccellente scrittura ricca di colpi di scena e densa anche di umorismo. È davvero tutto, grazie per averci seguito, buon proseguimento con i programmi di TRG.